Ciao a tutti amici, oggi vi farò vedere la mia grandissima applicazione che ci stavo lavorando da giorni e giorni, nonché settimane. Si chiama il iPhonometer, no, Fodometer, Fodometer, per usare phone e pedometro, una combinazione. Allora, interfaccia è così, guarda che bella, eh. Aperte programmazione, anni e anni di programmazione, la grafica è bella, sembra quello della Nike, no? Che io ce l'ho, è qui, ma non va sull'iPhone. E quindi quando, che so, guardo la TV e voglio vedere quante calorie ho bruciato, mi serve, no? Allora, questo qui, l'interfaccia, molto semplice, vocifera.com/iPhonometer, facilissimo da pronunciare. Allora, no? Interfaccia molto bella, qua si può, attenzione che ho anche sperimentato questi cose là. Come si chiamano? Questi drop menu dei form, no? Allora, ci ho messo solo quattro cose, perché io se vado a camminare massimo vado a 3,5 miglia all'ora, che vuol dire una camminata abbastanza veloce. Due è una camminata cagata. Jogging non l'ho mai fatto. Non mi viene bene. Run non mi viene bene. Comunque ho messo questo. Ah, no, voglio l'altro. Porca puzza! Ah! Ok. Done. Poi qua ci metti le libre. L'ho fatto in inglese perché tanto voi non avete l'iPhone, non potete fare. Poi ho fatto la pubblicità dove la compagnia dove lavoro, adesso tutta la gente verrà e diventeremo famosissimi. Allora, il peso non ve lo posso dire. 50 libre peso, peso in piuma. Poi è bello perché ho fatto anche un cookie. Così una volta che hai messo il tuo peso, rimane sempre quello tutte le volte. Adesso ho lavorato, anni e anni, avevo il PHP un po' arrugginito. E poi basta, dopo schiacci Start Training. Ok, adesso è un po' lento, non so perché sto facendo questo video. Altrimenti è velocissimo. Ecco, qua dice, ah, adesso puoi spegnere il tuo cellulare, puoi sentire la musica. Basta che non spegni sta pagina, perché altrimenti si azzera, no? Quindi io guarda, posso andare qua, posso andare iPod, sento la musica, Broken Arrow, la colonna sonora, c'ho il CD, ho comprato il CD, perché io sento sempre tutte le colonne sonore di film e c'è anche questo, in particolar modo di Hans Zimmer, famosissimo, bravissimo, simpaticissimo, bellissimo, quello che ha fatto anche la colonna sonora del Gladiatore. La mia preferita è il Gladiatore. Il Codice da Vinci mi piace solo una canzone per l'Arbor. Per l'Arbor è bravissimo, no? Allora, senti un po' la musica. Pa, 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 vai nelle mail, vai di qua, scrivi un note, guardi il calendario. Togli il calendario, bla bla bla. Dopo che so, spegni il cellulare. Non c'è problema perché il mio script è troppo avanzato, capisce tutto, eh? L'unica cosa per questo esperimento devo farvi almeno passare un minuto, altrimenti si azzera tutto. Altrimenti tutti i prodotti si azzerano, è 0 per 0, 0, no? Come diceva Einstein, 0 per 0, 0, ok, no? Guarda quante icone sono, Crimson Tide ce l'ho, Thunder ce l'ho, Enzima ce l'ho, anche questo è molto bello, King Arthur. Ok, dovrebbe essere passato. Stoppati un attimo, come faccio a stoppare? Allora, ritorno su Safari, è ancora qui, basta, End Training. Tac, si spreme sul bot. Allora, Total Workout 2 minuti e 21. Totale delle calorie approssimate, ovviamente fa un calcolo matematico di mia concezione, 12,8 miglia compiuti 0,11. Poi qua funzioni ultra belle inventate da me. Poi schiacciando questo tastino qui ti puoi
mandare un'email con tutti i dati, guarda qui, orecchie, quella con un po' di pubblicità occulta, no, per la compagnia. Ti dice anche il giorno, ti dice oggi, così poi te li cataloghi e ti vedi, no? Cancello adesso, non save. E poi posso schiacciare, qui c'è il link della compagnia, qua ci sono informazioni, info. Qua vabbè dice che questo sito non è affiliato a Apple e neanche alla Nike. Di nuovo pubblicità occulta. Poi spedisci questa pagina a un tuo amico e vai indietro. E basta. Ta-da-da! Applicazione che ci ho lavorato 2 giorni, che non mi ricordo più come fa. Poi volevo fare un'altra funzione bellissima, il GPS dei poveri, l'ho rinominato. Ho pensato, no? Lui, il PHP, prende l'IP, insomma, di dove sei, ti trova da dove sei nella città, che deve essere una cazzata perché ho visto un sacco di siti che lo fanno, e poi ti lancia la mappa di Google. Quindi mettiamo, vabbè, te sei da qualsiasi parte, però lui ti trova la città, ti manda subito sulla mappa della tua città. Magari, che so, vai a correre in Nord Dakota, schiacci mappa, tac, direttamente alla mappa del Nord Dakota, è bellissimo. So che non sono riuscito a farlo, anzi, se sapete come si fa, datemi i codici, che lo metto e poi io divento ricco e voi no. E basta. Allora, ciao, per adesso è tutto, dall'iPhone Odometer, li saluta.